Ciao a tutti, sono Nilo di Padova, con molti di voi già ci conosciamo. Ebbene, il mio discorso in realtà è in continuità con i due discorsi che ci sono stati prima. Inizierei dal fatto che sì, siamo al 1° aprile e lentamente anche in Italia il Green Pass verrà tolto. Eppure nessuno di noi è venuto oggi con un atteggiamento ottimista in questa piazza. Principalmente per tre motivi. Il primo è che ci rendiamo tutti perfettamente conto che il Green Pass non è smantellato per sempre, potrà tornare in qualsiasi momento. Del resto, questa potrebbe essere anche la terza, ormai il terzo allentamento in vista dell'estate, come c'è sempre stato nei 2 anni precedenti, un po' per salvare il turismo, un po' per far tirare il fiato alle persone che comunque fanno fatica a vivere sempre in emergenza. Quindi c'è il serio rischio che in realtà tutto torni di nuovo il prossimo autunno. Un po' perché proprio adesso, anche se c'è stato detto che adesso anche i sospesi potranno tornare a lavorare con tampone e che alla fine di maggio potranno lavorare anche senza il Green Pass base, quindi senza tampone, con la fine oggi dello stato d'emergenza abbiamo visto, come è stato detto prima, un'espansione dell'eccezionale nel quotidiano, nel normale, con la sopravvivenza appunto di questa infame tessera verde oltre lo stato d'emergenza che l'ha creata. Ma il motivo principale per cui non possiamo essere ottimisti oggi è che la rimozione temporanea o definitiva che sia del Green Pass, non sta avvenendo grazie a noi. Dobbiamo essere onesti con noi stessi, il Green Pass non se ne sta andando grazie ai nostri sforzi, grazie agli sforzi del movimento contro il Green Pass. Forse in alcuni paesi, ad esempio in Canada, possono a ragione vantarsi di aver portato alla sua abolizione con un poderoso movimento di protesta. Bene, non è il caso dell'Italia, non è il caso nostro. E lo dimostra il fatto che siamo stati gli ultimi, praticamente, gli ultimi giapponesi, al contrario, a mantenere questa misura. Ebbene, però, comunque, tra qualche settimana, il Green Pass sarà tolto definitivamente anche in Italia. E che cosa faremo a questo punto? Beh, molti dei già pochi che siamo, in realtà, avranno la tentazione semplicemente di tornare alla propria vita di prima. E sarebbe un errore madornale. Smantellare questo movimento sarebbe un errore madornale a questo punto, proprio perché essendoci riuniti, essendoci ritrovati insieme in questa battaglia, comunque abbiamo creato una forza e non possiamo permettere che, come molti movimenti di scopo, il movimento si autodistrugga nel momento in cui lo scopo è raggiunto. Peraltro, non grazie a noi. E soprattutto non dobbiamo ricadere nell'errore che ha caratterizzato i primi mesi di questa battaglia, ossia che ognuno si attivava soltanto quando la situazione lo colpiva personalmente. Prima sono stati colpiti i sanitari, e a parte i sanitari colpiti, nessuno, nemmeno io, mea culpa, si è impegnato in solidarietà dei sanitari. Quindi non ricadiamo nell'errore di smettere di combattere solo perché la cosa non ci tocca più.
Sì, alla fine di maggio, vediamo, quasi tutti potranno tornare a lavorare anche senza tampone. Però l'obbligo vaccinale resta almeno fino a dicembre per i sanitari. Dobbiamo continuare a combattere per tutti. E un'altra cosa. Come è stato detto prima, citando Mattarella, l'Europa evolve in una loro concezione di evoluzione attraverso le crisi. Ebbene, in quest'ottica non è assolutamente importante quale è nello specifico la crisi del momento. L'importante è che ci sia una crisi. E le crisi che arriveranno dopo questa crisi Covid perseguiranno comunque gli obiettivi della crisi Covid, gli stessi. Quindi noi dovremo essere pronti a contrastare e a portare avanti una narrazione dissidente per ognuna delle prossime crisi che ci verranno rifilate, proprio per continuare i cambiamenti che sono stati iniziati con la pandemia, ma in realtà già molto prima. Quindi dobbiamo sopravvivere a noi stessi, in un certo senso, dobbiamo sopravvivere al nostro stesso nome di essere contro il Green Pass, perché il motivo, i problemi alla radice per cui noi siamo contro il Green Pass non scompariranno con la morte del Green Pass. Anzi, forse saranno ancora accentuati, ancora più forti. Quindi, dobbiamo evolvere anche noi. E soprattutto, se speriamo ci saranno nei prossimi mesi dei mesi di relativa tranquillità, mesi dove magari potremo entrare liberamente all'università, dove magari potremo entrare liberamente in un bar, bene, non dobbiamo usare questa tranquillità per sdraiarci sul divano, anzi dobbiamo sfruttare questo periodo, che temo non sarà molto lungo, per moltiplicare gli sforzi, per serrare i ranghi, per rafforzarci, perché non è finita qui. E un'ultima cosa, se come penso temono tutti, la crisi Covid sarà sostituita da un altro genere di crisi, in parte lo vediamo forse in altri paesi più che in Italia, con la crisi ucraina, bene, cosa volevo dire? No, allora, anche quando la crisi Covid verrà chiusa e sostituita con un'altra crisi, in Italia si cercherà di fare una sorta di riconciliazione nazionale, se vogliamo. Arriveranno delle nuove elezioni in cui tutti vorranno i nostri voti e che quindi cercheranno di fare un lavoro di, diciamo, di rifarsi una verginità anche nei nostri confronti. Cercheranno di dire che erano sempre dalla nostra parte, soprattutto chi per convenienza tutto questo tempo ha taciuto. Ebbene, noi dobbiamo anche capire, ed essere consapevoli con assoluta certezza, che non deve esserci alcuna riconciliazione nazionale prima che la società italiana non abbia fatto nella sua interezza un'ammissione di colpa e non ci abbia fatto le sue scuse e non ci abbia dato le sue riparazioni per tutto quello che ci hanno fatto. Solo allora si potrà parlare di riconciliazione.
E solo allora, forse, la battaglia per il Green Pass, ma solo quella per il Green Pass, sarà conclusa. Ma conclusa perché ci saranno altre battaglie da combattere e che noi dovremo combattere, perché è il nostro obbligo morale. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Luca, studente di Padova. Vi ringrazio per l'opportunità per parlare qui con voi oggi. Vi ringrazio soprattutto per la manifestazione, per essere qua oggi con noi, perché è importante non cedere, non mollare di un millimetro. Come giustamente detto dai tre interventi prima di me, oggi in realtà vediamo una falsa fine dell'emergenza. Di fatto moltissime delle norme sono ancora in piedi. Non siamo meglio di come eravamo a novembre, per dire. E soprattutto, ed è questo su cui voglio concentrarmi nel mio breve intervento, la struttura informatica, ma anche tutta l'organizzazione poliziesca che è stata messa in piedi per controllare il Green Pass, che ricordiamo hanno controllato con più zelo rispetto all'impegno che mettevano per contrastare il narcotraffico, per esempio. Passavano il tempo a controllare il Green Pass delle vecchiette alle fermate degli autobus mentre un centinaio di metri più in là la gente spacciava droga. Siamo arrivati a queste situazioni. Ebbene, questa situazione, appunto questi due anni di crisi, di emergenza, ci lasceranno in dote una struttura di controllo digitale e informatico che è praticamente identica a quella che è stata costruita in molto più tempo in Cina, nota come credito sociale, e che vediamo si sta piano piano instaurando anche qua, in Italia, in Europa, nella cosiddetta culla della democrazia. Appunto il Green Pass è stato sì introdotto in ragione della crisi Covid, della crisi cosiddetta sanitaria, ma è uno strumento potentissimo dal loro punto di vista e che non è altro che l'evolversi di una tendenza già in atto da parecchi anni, da prima della cosiddetta pandemia. Una tendenza a un controllo asfissiante dove i governi operano in stretta collaborazione con le grandi multinazionali della tecnologia. Li sappiamo i nomi, non serve che ve li ripeto. Che è stata denunciata più e più volte negli ultimi vent'anni da personaggi molto famosi come Julian Assange oppure Edward Snowden, e che tuttora stanno pagando le conseguenze del loro coraggio nel denunciare questo vergognoso controllo e sorveglianza sociale. E appunto i governi e queste multinazionali sfruttano una serie, una miriade di tecnologie diverse, ma che si basano in fondo tutte sullo stesso principio, cioè sul fatto che la maggior parte della popolazione non è consapevole del livello di sorveglianza a cui è quotidianamente sottoposta. Hanno a disposizione i telefoni, gli smartphone, che sono uno strumento che, per dire, i servizi segreti di un secolo fa potevano solo immaginare nei loro sogni più visionari. Ma non solo. Ad esempio, un'azienda americana chiamata Clearview è stata sanzionata di recente in tantissimi stati europei, perché per fortuna qua ancora vige una legge sulla privacy, il GDPR, proprio per aver costruito un database di decine di milioni di fotografie di cittadini a loro insaputa, usati per il riconoscimento facciale di massa, e che adesso trovano applicazione nel conflitto in Ucraina, che vengono utilizzate per scopi militari. E queste aziende, non è un segreto, usano questi stessi dati per tracciarci, per propinarci pubblicità, ma quella è in fondo la cosa più innocua che possono fare. In questi due anni abbiamo visto la censura di qualsiasi voce dissidente. Il fatto stesso che raccolgano una quantità di dati immensa dovrebbe essere un segnale d'allarme per tutti, non solo per noi che ormai siamo coscienti del livello di dittatura in cui viviamo. Perché, come giustamente detto dall'europarlamentare Cristian Teres, che viene dalla Romania e che quindi sa come
com'era la dittatura di Ceausescu, ha detto che dobbiamo ricordarci che quando il governo ha sapere tutto su di te, sei in dittatura. Quando invece sei tu a sapere tutto sul tuo governo, allora sei in democrazia. Ebbene, lo abbiamo visto. Cosa sappiamo dei contratti con cui hanno comprato i vaccini, per esempio? Nulla. Oscurati completamente, accessibili nemmeno agli stessi europarlamentari che dovrebbero essere la garanzia della trasparenza di questa cosiddetta democrazia. Ebbene, io vi invito a porre la vostra attenzione anche su questo aspetto, sul livello del controllo digitale e sulla mancanza di trasparenza. Dobbiamo occuparci di questo, ma soprattutto dobbiamo attivarci nel concreto. Noi in particolare a Padova stiamo impegnando su questo aspetto, stiamo portando avanti una riflessione, ma anche proprio un lavoro concreto di rieducazione, potremmo dire, al digitale, di imparare ad utilizzare software, piattaforme alternative, in particolare open source, perché sono quelle che garantiscono la trasparenza e di conseguenza anche il rispetto e la tutela della nostra privacy. Perché bisogna ricordarsi che il diritto alla privacy è la condizione senza quale non vi può essere la libertà di espressione e la libertà di informazione. E senza queste tre libertà, questi tre diritti inalienabili, che non sono concessioni ma sono diritti inalienabili, non vi può essere la libertà di scelta. E quindi vi invito ancora a ricordarvi di questo, che il Green Pass non è solo sanitario, che questa emergenza non è solo sanitaria, ma è stata utilizzata anche per portarci sempre più verso un sistema di controllo totale che noi non vogliamo e che dobbiamo opporci. Grazie.